guai, esplode in piazza la protesta contro la riforma della Costituzione. Una vittima, decine di feriti. In Venezuela, Maduro costretto a riabilitare il Parlamento per placare il dissenso. Rabbia e commozione ai funerali di Emanuele Morganti, ucciso da ladri dopo una sera in discoteca. Il vescovo parla di ferocia inaudita. La mamma accusa, morto per la cattiveria degli uomini. Gentiloni alla Confcommercio, è essenziale rassicurare il Paese. Lavoriamo per ridurre le tasse con l'obiettivo della crescita. Ma il dopo terremoto, dice, resta una priorità assoluta. Domani in tutto il mondo la giornata contro l'autismo, la scienza al lavoro su cause e terapie. Il professor Vicari al TG2, servono diagnosi precoci e società più accoglienti. Domani è la giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo. La RAI partecipa alla campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi. 45541 è il numero solidale per una donazione. Ma quali sono davvero i fattori di rischio per una malattia che appare in decisa crescita e quali le terapie più efficaci? Stefano Marroni lo ha chiesto ad uno dei maggiori esperti italiani. I numeri precisi non ce ne sono, ma l'impressione di tutti è che i casi siano aumentati. È vero o è soltanto un aumento delle diagnosi? In realtà l'impressione è che i casi di autismo stiano aumentando, e questo perché alcuni fattori di rischio sono certamente in aumento nella nostra società. Ad esempio l'esposizione durante la gravidanza ad agenti inquinanti. Ci sono degli studi molto interessanti che documentano come la probabilità sia più alta di avere un figlio autistico a seconda che si abiti al pian terreno o al quarto piano di una grande città, per dire. La nascita gravemente prematura o il basso peso della nascita aumentano sempre di più i bambini che sopravvivono a una grave prematurità, però le conseguenze spesso sono imprevedibili. Non i vaccini, senso. Invece. I vaccini sono una bufala, e questo è risaputo, insomma, lo possiamo dire con un'assoluta certezza. L'altro fattore di rischio è l'età paterna. Quanto più alta l'età paterna, tanto maggiore il rischio di avere un figlio autistico. E poi c'è il più importante di tutti. Qual è? È il fattore genetico. Vede, la probabilità di avere un figlio autistico è di circa l'1%, forse leggermente più alta. Quindi la stima, ad esempio, è che in Italia ci siano 500.000 di persone con questo tipo di disturbo. Ma se io ho già un figlio autistico e con la stessa compagna faccio un secondo figlio, la probabilità che questo sia autistico sale al 18%. Se poi questo secondo figlio è un maschio, arriviamo al 26% di probabilità. Ma i sintomi a cui un genitore deve fare più attenzione quali sono? Il problema principale è che questi bambini hanno nel comunicare con gli altri e nell'entrare in relazione con gli altri. L'altro aspetto che caratterizza questo disturbo è la presenza di interessi ristretti e ripetitivi. Quali sono i fattori chiave di un buon risultato terapeutico? Ma guardi, il fattore principale ad oggi è certamente l'intervento precoce. Cioè prima iniziamo e maggiori sono le probabilità non tanto di guarigione quanto di migliorare la qualità di vita di questi bambini. La società che cosa può fare per gli autisti? La giornata mondiale dedicata a sensibilizzare appunto sui temi dell'autismo serve proprio a questo, a creare una cultura che sia di accoglienza e non tanto di esclusione.